È stato il momento in cui ho avuto un ripensamento sul fatto di partire e non tornare mai più. Ma dove avrei mai trovato un altro amico come Fonzi? Thomas Wolfe ha scritto: non si può ritornare a casa. Ma perché lui non ha mai vissuto qui a Milwaukee? Beh, dopo che avrò visto un po' il mondo, potrei tornarmene proprio qui e mettere su casa con Ribetta. Ricky, aspettavo che mi portassi a casa. Portarti a casa? Cosa dici? Non posso. Perché? Ribetta, vuoi? Sì, sono fidanzata! E quella fu una delle tante cose che resero così memorabile questa giornata. A Ralph e Pozzi ebbero un vero appuntamento. Puoi dirlo forte. E poi naturalmente ci fu una grande festa sotto stretta sorveglianza di mamma e papà. Oh, mi raccomando, Richard, questa sera. A che cosa? A che cosa? È solo un ballo. Ah, guarda, ti ricordi il nostro primo ballo? Certo, a casa alle 10. Ciao, che hai sentito? Papà mi darà la macchina di Ricky quando finirà il college. Ma ci sono i sedili ribaltabili che non useremo mai. E dopo che Pink e Fonzi vennero accolti alla grande, ho capito una cosa. Ho capito che questa sera sarà probabilmente l'ultima sera in cui saremo tutti insieme così. Io spero che quando le cose saranno davvero serie, ci ricorderemo tutti di questa sera e di questo posto. Perché per tutti noi, e spero anche per tutti voi, questi giorni di liceo sono stati veramente happy days! Nei miei occhi cieli blu, chi c'è nel mio cuore è soltanto tu. Qui con te volerò, rocking and rolling all night long. Tesoro, andrai in uno dei posti più tranquilli dell'America, il dormitorio di un college. Allora, signor Fonzarelli, pensi di avere spazio nel tuo garage per un'altra motocicletta? Ok, 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 ma una condizione, che sia rosa. These days are ours.